Buongiorno! È iniziata una nuova settimana. Oggi è martedì. Io sono presa super bene perché sto uscendo dal teatro. Sono stata a fare le prove. Stamattina è iniziata con un workout power, gambe e glutei, motivo per cui ho avuto tantissima fame. E allora mi sono preparata del pane tostato con avocado e uova strapazzate, che è uno dei miei breakfast preferiti. E poi, siccome avevo ancora fame, mi sono mangiata anche mezza banana con burro d'arachidi. Poi cos'altro ho fatto? Ho studiato tutta la mattinata, ho studiato per appunto lo spettacolo. E poi sono stata qui in teatro per un'oretta e ho fatto delle prove con uno dei miei compagni preferiti. E adesso torno a casa per pranzare e preparare qualche cosa di molto buono insieme. Poi la giornata oggi è molto piena di cose. Dobbiamo andare a sistemare un po' l'armadio perché è diventato di nuovo un incubo. E poi dobbiamo fare un salto al mercatino dell'usato e devo trovare degli oggetti di scena. E poi stasera torno in teatro perché ho il corso e poi altre prove. Quindi una giornata super piena, ma sono queste giornate che mi mettono proprio nel mood di fare. Se io non ho cose da fare, produco meno. È matematico. Quindi ora torniamo a casa, anche perché sto cominciando ad avvertire un po' di fame, e poi continuiamo a parlare. Ma wow, avete notato che i miei capelli sono migliorati tantissimo, hanno un aspetto molto molto più sano, sono più luminosi e sono anche più pieni, cioè proprio più corposi, più voluminosi. E penso sia dovuto a tre cose che ho cambiato. Prima cosa, ma che ho cambiato in realtà di recente, l'alimentazione. Mangio sempre cose molto sane, molto fit, ma sto avendo un'alimentazione un pochino più varia, più verdure, non solo insalate, verdure di ogni tipo, e mi sta facendo bene. Poi le vitamine di Solgar Aesthetic Formula sono, secondo me, un altro ingrediente che sta facendo il suo lavoro. E poi quel prodotto che avevo preso da Nashi qualche settimana fa, o se non di più di un mese fa ormai, e che sto usando una volta alla settimana, è un prodotto tipo maschera filler, ma non è una maschera come potete immaginare, è tipo un liquidino che applichi sulle lunghezze e che lavora per ristrutturare i capelli. E queste tre cose insieme stanno facendo il loro effetto. Adesso quando lavo i capelli ne cadono molti meno e sento della sostanza tra le mani quando li prendo, cioè proprio sento che sono di più. Questa cosa mi rende molto felice, non pensavo di riuscire ad ottenere dei risultati in così poco tempo, quindi non mi resta che andare avanti e continuare su questa strada qui. Ma che giornata meravigliosa che c'è oggi fuori. Ah, sono le vibe giuste. Ve l'ho già detto che adoro i broccoli, letteralmente. Li ho mangiati ieri sera, li sto mangiando adesso e li mangerò anche stasera. Praticamente mi sono avanzati dei broccoli da ieri sera e li ho buttati dentro l'acqua della pasta quando era quasi pronta. Ho preparato le linguine e poi alla fine ho aggiunto del pesto, e per me questo rappresenta la felicità. Troppo bollente, sento che è troppo bollente adesso per mangiarlo.
Tra l'altro, nel mentre si è fatto tardissimo perché quando sono arrivata a casa era già un po' tardi, poi mi sono messa a fare un reel, l'ho pubblicata. Sono le 3. Ho un sacco da fare oggi, ho letteralmente troppo da fare. E troppa fame in questo momento. Comunque dopo voglio fare insieme a voi due cose. Una torta salata e una torta dolce, perché oggi è la festa del papà e anche se con mio padre siamo un po' ai ferri corti, ci tengo comunque e gli voglio fare una sorpresa. Oggi sto cercando di essere il più efficiente possibile e sto preparando le due cose insieme, la torta salata e la torta dolce. Di cosa stiamo parlando nello specifico? Mentre i broccoli si stanno raffreddando, sto preparando la torta dolce che sarà un banana bread. A me piace prepararmi tutti gli ingredienti subito, di modo da doverli solo unire e infornare il tutto senza dover riaprire il cellulare. Infatti adesso lo sposto perché sennò si sporca. Di cosa abbiamo bisogno esattamente? Una teglia da pane e burro. 140 grammi, due uova, due banane schiacciate, un cucchiaino di lievito per dolci, 140 grammi di farina e 140 grammi di zucchero. Sto facendo fondere il burro perché lo devo mescolare tutti gli ingredienti. Il primo step sarà quello di far amalgamare burro e zucchero, poi unirò piano piano tutti gli altri ingredienti fino a quando avrò ottenuto il composto perfetto e dovrò solo infornare per 35-40 minuti a 180 gradi. Questa è una ricetta di BBC Good Food ed è il mio sito preferito per le ricette e la sto rispettando alla lettera perché voglio che venga buonissima. L'unica cosa che ho cambiato ovviamente è la farina. I miei vicini sono veramente tutti molto rumorosi. L'unica cosa che sto cambiando, dicevo, è la farina perché io ovviamente non la mangio con glutine, quindi ho usato la farina senza glutine, è il mix gluten free di Aldi ed è tutto. Non so perché, ma io tutte le volte che preparo una cosa, forse per questa ragione qua, perché mi piace prepararmi tutti gli ingredienti prima, perché sennò non me li ricordo, sporco un sacco di cose e poi mi tocca lavare un sacco. Ma vabbè, una volta ogni tanto si può fare. Adesso, mentre la torta si prepara, mi metto a lavare un po' di piatti e poi passiamo alla torta salata. Spero la ricetta vada bene perché mi sembra un po' troppo liquidino il composto. Vediamo poi come viene. Possiamo passare alla torta salata. Ho preparato metà degli ingredienti. Abbiamo i broccoli che ho cucinato semplicemente mettendo le rosette di broccoli dentro una padella e ho ricoperto i broccoli per metà con acqua. E li ho fatti cucinare per 15 minuti, praticamente fino a quando evapora tutta l'acqua, ovviamente coprendoli con un coperchio. In questo modo si preservano tutte le qualità del broccolo, tutte le vitamine rimangono dentro. Poi, per prepararlo, per metterlo dentro la torta, ho schiacciato semplicemente con una forchetta tutti i broccoli. Senza cercare troppa perfezione, anche perché è bello avere anche qualche pezzettino un pochino più grosso, qualcuno più piccolo, un mix insomma. E questi sono i broccoli. Poi qui ho già preparato la teglia, che in realtà è una teglia da crostata, ma fa niente, fa il suo lavoro comunque. Poi 4 uova perché la torta salata mi piace proteica e ovviamente bisogna aggiungere del sale. Nei broccoli ci ho già aggiunto un po' di sale durante la cottura per renderli un po' più saporiti, poi un po' di pepe nero e un po' di origano.
Questa ricetta è totalmente inventata, non l'ho letta da nessuna parte, è solo così. L'ho inventata io, mi piace e non c'è altro da aggiungere, sana, buona e proteica. Bisogna poi sbattere le uova, ci aggiungo giusto un paio di cucchiai di parmigiano. Mescoliamo di nuovo tutto quanto e aggiungiamo i broccoli. A me piace farlo direttamente prima di metterli dentro l'impasto, perché in questo modo ottengo un composto un pochino più amalgamato. Quello che sto facendo non va bene, dovrei usare un cucchiaio in legno. Faccio amalgamare il tutto, guardate qua, viene una cosa super cremosa. Preparo la teglia con la pasta. La pasta che sto usando è la pasta sfoglia dell'Aldi, ve l'ho già fatta vedere in un altro video e sinceramente è buona. È buona, non trovo nessuna differenza rispetto ad altre di marche più importanti e più costose. Schiacciamo un po' il tutto e poi chiudiamo ovviamente la torta. Di nuovo, io non cerco mai troppa perfezione, mi piace farlo in modo così approssimativo, perché è più bello e buono comunque. Dovrei forse spalmare con un po', facciamo con un po' di latte i bordini della torta. Così. Così rimane morbida. E poi bisognerà semplicemente infornarla, solo che io adesso mi sa che aspetto che sia pronto il banana bread, perché non vorrei far prendere al dolce il profumo del broccolo. Anche questa è pronta, devo solo infornarla anche qui per 30-35 minuti, poi dipende anche un po' dalla pasta e quello si fa un po' più a occhio, però è pronta. Un banana bread così bello penso di non averlo mai preparato, sembra un plum cake addirittura, perché lo abbasso leggermente così non si brucia troppo. Ed eccola qua, direi che è perfetta, sembra molto più scura in video rispetto a com'è in realtà. No, non è così scura, fidatevi, non so come farvela vedere. Forse così rispecchia di più la realtà. È perfetta. Wow! Ora si inforna la torta salata. Vorrei fare insieme a voi un taste test. Ho trovato questi macaron da Aldi e sono gluten free e li voglio provare. Sono bellissimi. L'aspetto è bello bello. Caramello al burro salato, cioccolato, pralina, vaniglia, pistacchio e lampone. Caramello al burro, quale sarà? Dobbiamo scoprire. Comunque vorrei assaggiare per primo cioccolato e poi forse anche il pistacchio. Look at this, wow, sono bellissimi. Il profumo è squisito. Assaggio prima quello al pistacchio, super fiabile, guardate qua. Sì. È buono. Non è squisito, ovviamente molto buono, però si sente tanto
La pasta di mandorle. Sì, di pistacchio qua ce n'è praticamente zero. Andiamo con il secondo. Vorrei assaggiare anche quello lampone. Questo è buonissimo. Questo sì che si sente che è il lampone. I lamponi costano decisamente meno. Poi ovviamente devo assaggiare questo qua al cioccolato. Questo è il mio preferito. Li ho presi con la scusa perché volevo usarli per abbellire la torta, ma in realtà era un po' che li volevo provare. Questi sicuramente li ricompro. Mentre non so se vi ricordate, quando ho fatto la spesa da Aldi, avevo preso anche una mousse al cioccolato. E quella era veramente pessima. Non siamo riusciti a mangiarla né io né mia sorella. Meno male che ne avevo presa una sola perché era veramente immangiabile. Ora sono le 5. Dovrò uscire di casa per le 6:45, quindi ci sarà giusto il tempo di mangiare una volta che la torta sarà pronta, ma nel mentre devo provare a recuperare degli oggetti di scena e studiare per le prove di stasera, e quindi adesso mi darò da fare. Molte di queste cose non ve le faccio vedere perché non voglio spoilerarvi niente di quello che sarà lo spettacolo nel caso qualcuno di voi riuscirà a venirmi a vedere a teatro. Per cui ci vediamo un po' più tardi. Ovviamente ho spento la telecamera e ho azzannato subito un altro macaron. Questo è alle nocciole. È buonissimo, si sente la nocciola. Fortunatamente questa voglia di dolci mi viene solo una volta ogni qualche mese, perché altrimenti sarebbe veramente un disastro. Yum. Sono buonissimi. A dopo. Ragazzi, si sta solo iniziando a scaldare, ma io sto morendo di caldo. Mi sa che dovrò abbandonare i maglioni in lana. E la mia torta salata non è ancora pronta, ma è successa una cosa. Io voglio farvi vedere cosa è successo. Guardate qua. Forse ho messo troppo uovo e allora si è gonfiata tantissimo. Ma che bella! È arrivato il momento di cenare! Che bello mangiare! È una delle mie attività preferite. Tra l'altro, tutte le volte quando impiatto una cosa non ce la faccio a non assaggiare e ho già assaggiato la torta salata. Dopo che la tiri fuori dal forno, anche se prima era molto gonfia, si è riabbassata, è risceso tutto l'impasto ed è buonissimo. Azzardo che questa sfoglia è ancora meglio di quella di marca, super bella. Cheers! È buonissimo. Stavolta mi sono proprio superata. E voilà, anche la torta. Io adesso vado al corso di recitazione, per cui non sarò a casa stasera. E ho preparato qua la torta per mio papà. L'ho farcita ovviamente con strato di Nutella qua in mezzo, sopra, poi ci ho messo sopra i macaron. E spero sia buona perché profumo e consistenza ci siamo. Adesso l'assaggiamo insieme così mi rendo conto se è buona, però con tutto quel burro là è impossibile che non sia buona. Guardate qua, consistenza perfetta. Yum.
È morbidosa e buonissima. Dovete vederla con una luce migliore. Wow. Super super buona. Bene, bene. Brava Veronica. Adesso ovviamente la devo assaggiare anch'io con la Nutella perché sennò non è cosa. In questo video mi vedete mangiare un sacco di quelle cose che di solito non mangio, ma oggi va così. Mamma mia. Farcita con la Nutella è la fine del mondo. Posso andare in food coma adesso. A dopo. Ciao. Buongiorno, è un altro giorno, mi sono vestita per uscire, ho bisogno di andare a farmi in giro e cercare un po' di ispirazione e fare il giro al mercato dell'usato che vi ho promesso ieri che non siamo riusciti a fare. Quindi l'outfit del giorno, oggi mi sento molto lady, proprio signora delle praterie, scansati. Però mi andava di vestirmi così, a metà tra contadina e signora, non lo so, mi piaceva. Comunque, questo sarà l'outfit almeno per la mattinata. Sopra indosserò il piumino leggero della Colmar e per dargli un tocco più moderno le scarpe saranno da ginnastica, le Samba. Che ne pensate di questo outfit? Non è poi così male. Poi per dove sto andando va più che bene, anche perché ci sto andando a piedi e va bene così. La coerenza vive in un altro posto, quindi zaino, ho una sacca dentro e borsetta più voi con me. Tutto quello che mi serve per questa mattinata di ricerca di oggettini. Tra l'altro, la mia torta ha avuto molto successo, anzi, le mie torte, sia quella salata che quella dolce, e sono state molto apprezzate e questa cosa mi rende molto felice. E praticamente con mio padre ci stiamo parlando tramite bigliettini. Io gli ho scritto auguri per la festa del papà e lui mi ha scritto grazie sullo stesso bigliettino. Siamo proprio assurdi. Assurdi, però cosa dobbiamo fare? Quando è così, è così. Bisogna fare un grosso lavoro su se stessi per andare d'accordo con le persone. Let's go! Quando trovo cose del genere mi domando perché? Perché devi mettere in vendita una roba del genere? Qualcuno, sì, forse qualcuno come me, per un set potrebbe averne bisogno. Ok. Sono rientrata da un po' e mi sono messa subito a lavorare al computer. Ma ora vorrei farvi vedere che cosa ho comprato. Non ho comprato moltissime cose, però sono contentissima dei miei acquisti. Ho preso questo disco qua perché mi trasmette esattamente il mood dello spettacolo e purtroppo non so, non ho trovato altre cose per lo spettacolo, ma in compenso ho trovato un'altra cosina così per me. Vabbè, magari la userò anche questa per lo spettacolo. È un vaso in vetro semplicissimo perché ho ricevuto
in regalo questi fiori qua da mia sorella e li ho dovuti mettere dentro il bicchiere della Coca-Cola perché non avevo un vaso adatto. Oppure anche questi fiori qua, guardate, stanno bene, però sono dentro un barattolo per le marmellate, ad esempio, e vorrei usare un vaso un pochino più bellino in queste situazioni. E poi sono convinta anche dell'idea che se hai un vaso giusto, poi i fiori arrivano. Ora dovrei andare a sistemare l'armadio. Tutto questo è costato pochissimo, tra l'altro ho speso 4,40 euro per un vaso e un disco. Guardate quanto è elegante questa signora, la sto adorando. Magari poi è un'attrice famosissima, io non me ne sto rendendo conto, sono così. Dovrei sistemare un po' l'armadio perché è in uno stato pietoso. Anche qua, guardate che situazione c'è. Non so se sono l'unica che quando ha l'armadio in questo stato non riesce a combinare niente, però io sono così, non riesco poi a trovare l'ispirazione. Quindi bisogna fare questo e poi dedicarci a qualche reel nel pomeriggio. Vi appoggio un attimo qua sul letto. Se ricordate, avevo comprato in uno dei video precedenti un inserto per l'armadio, quelli tipo in questo tessuto qua, però con i ripiani, quindi stretto e lungo fino a giù, ma quando l'ho aperto mi sono resa conto che era troppo lungo, troppo grande e non si adattava bene a questo armadio, e quindi l'ho riportato indietro e ne ho preso un altro. Ho preso in questo caso una scatola perché mi piaceva lo stile, è questo stile qua, è in cartone rivestito con tessuto, si chiude ma non ha le cerniere per chiudersi, oppure può anche essere richiuso semplicemente a coperchio senza i bordini. Adesso vi faccio vedere tutto quanto. Però l'ho preferita rispetto alle altre perché in questo momento mi permetterà di sistemare in modo un po' più ordinato tutti i vestiti da workout, e in un momento futuro, quando non avrò più bisogno di mettere i miei vestiti dentro una scatola perché avrò più spazio e un armadio più grande, potrò riutilizzare la scatola per magari tenere i vestiti per il cambio di stagione, oppure per altri oggettini vari. La cosa che non mi sta piacendo così subito a primo sguardo, maledizione, ah no, stavo sbagliando, era il fondo, perché il fondo senza un fondo rigido non ti permette di mantenere la scatola giusta in posizione, invece c'è il fondo, solo che era staccato, era dentro il coperchio. Anche questo in cartone, è rivestito, guardate qua, rivestimento bianco, mentre il rivestimento della scatola è grigio a costine e ha questo disegno molto elegante. Il concept della scatola è esattamente questo. Mamma mia, oggi non ci lasciano lavorare. Dicevo, questa scatola può essere chiusa in questo modo, quindi con il coperchio semplicemente appoggiato sopra, e mi piaceva proprio questa idea qua perché così, senza incastrarla, per intenderci, è più facile da aprire e richiudere per cose che devono essere a portata di mano. Oppure può anche essere chiusa con i bordini sopra per avere le cose ancora più in ordine e per mantenerla
anche esteticamente in ordine quando magari la si vuole utilizzare dentro i ripiani di un armadio, nei ripiani un pochino più alti. Comunque io penso che per iniziare la terrò così, mi piace di più così per la soluzione che sto cercando io, e poi successivamente si vedrà. Bom. Let's do this! Fatto! Ho sistemato tutto quanto il meglio che potevo con quello che ho a disposizione. Ho tirato fuori dei vestiti da lavare e ovviamente la scatola si è riempita come niente. Qui ho tutti gli outfit da workout, qualcuno è a lavare, però c'è ancora un po' di spazio. E qui mi avanzava dello spazio che ho riempito con le maglie nella salute, tutti i top o i body che indosso sotto. Per il momento l'ho messa qua sopra e proverò a capire come funziona così, e nel caso poi la si risistema. Ora è arrivato il momento di pranzare e oggi ho di nuovo la torta salata che mi è avanzata da ieri, e vado perché sono super affamata. In chiusura di questa giornata mi sono preparata per andare ad un incontro speciale. Sto andando, devo leggere perché sennò non trovo le parole giuste. Sto andando allo YEND per un incontro speciale che unisce due occasioni. Una è la giornata mondiale dell'acqua, che si terrà il 22 marzo 2024, e la seconda occasione è l'inizio di un nuovo corso. Il corso si chiama Bad Guys, pericolosi, seducenti, i cattivi, cattivissimi del cinema. In occasione di questo corso qua, lo IED ha deciso di fare una lezione speciale, e ci sarà anche l'intervento di Giovanni Storti, quello di Aldo Giovanni e Giacomo. Quindi mi sono preparata e sto per uscire, perché ho acceso la telecamera, perché volevo farvi vedere l'outfit, ma poi ho pensato che quante volte mi avete vista indossare questo outfit, forse troppe volte, perché ormai sento che i miei soliti outfit non mi danno più soddisfazione, e non lo so, mi sembra di indossare sempre le stesse cose perché non riesco più a indossarle tutte le mie cosette. Allora ci sono due o tre cose che a rotazione indosso, e oggi va esattamente così. Devo mettermi 3 kg di profumo perché ho cucinato, ho preparato la cena per mio papà e non voglio avere l'odore di cibo addosso. Adesso corro e ci vediamo più tardi. Qualche sfumatura, e le parole venivano proprio dall'improvvisazione, le immagini, sono andate così le cose, le nostre sceneggiature. E il tuo rapporto col cinema? Cioè, avete scelto di fare cinema perché aveva un senso portare al cinema, quindi avere un largo numero di, ulteriore numero di persone che ti seguiva, o perché c'era qualcuno appassionato? No, ci ho chiesto.